Ciao a tutti e benvenuti su esperimentificio.com. Oggi facciamo un bel esperimento con le uova. E per farlo ci serve questa. Questa qua. Una bella luce. Vedete? Prendi l'uovo, mettetelo vicino. Attenzione. E diventa rosa. Allora. Dai. Benvenuti al secondo esperimento con le uova, che devo fare da solo perché Michelangelo ha deciso di andare dalla nonna. Ora, per questo esperimento serve innanzitutto un uovo sodo. Sapete come si riconosce un uovo sodo da un uovo crudo? Basta farli ruotare. Le uova crude, oltre che far fatica a ruotare, quando vengono fermate con il dito così, ripartono una volta che togliamo il dito. Questo perché all'interno sono liquide e quindi per inerzia il liquido continua a muoversi anche dopo che abbiamo fermato il guscio. Le uova sode invece, oltre a ruotare molto più velocemente, hanno anche la caratteristica di rimanere ferme. Questo perché, essendo sode, sono tutte solide e il solido all'interno non continua a ruotare una volta che l'abbiamo fermato con il dito. Va bene, detto questo, procediamo con l'esperimento. Per questo esperimento serve dell'allume di potassio, che si può reperire in alcuni deodoranti solidi, aceto e del colorante. Io uso del colorante alimentare. Allora, si prende l'allume e l'aceto, io odio la puzza dell'aceto, e si fa una mistura. Poi si aggiunge il colorante. Fatto ciò, si mescola per bene. Cioè, dopo aver mescolato per bene questa cosa puzzolente, prendiamo il nostro uovo soda e con un pennello o uno stuzzicadente ci scriviamo qualcosa sopra. Lo lascio riposare per qualche ora. Poi vedremo cosa succede. No. Ieri sera ci eravamo lasciati che avevo scritto su un uovo sodo, usando la mia mistura di aceto, allume e pigmento, una parola. In questo caso l'ho scritta Miche. Ora laverò con l'acqua calda il guscio e poi aprirò l'uovo per vedere cosa è successo. L'uovo è lavato, non si vede più la scritta, adesso romperò il guscio. L'esperimento doveva far sì che la scritta attraversasse il guscio e si imprimesse sull'albume. Non è successo, probabilmente perché o il pigmento che ho usato è troppo poco forte, o non attraversa il guscio, o l'aceto che dovrebbe corrodere il guscio e far sì che il colore passi attraverso è troppo debole. Non lo so, nella scienza capita che gli esperimenti falliscano, in esperimentificio capita lo stesso. Quindi esperimento 2 con le uova è andato male, pazienza, passiamo all'esperimento 3. Oggi sono da solo. Ma eccomi! Non è vero che sono da solo! Ciao ragazzi! C'è anche Michelangelo! Benvenuti a tutti su esperimentificio.com. Oggi faremo il terzo esperimento con le uova. Prendiamo un uovo crudo. Crudo. Lo appoggiamo su un coso di scotch. Esatto. Così. Sì. Poi ci mettiamo sopra un altro coso di scotch, così, in modo tale che faccia l'equilibrio. E poi ci mettiamo un piatto. Guardate. Tutti pensano che le uova siano fragili. È sicuro che siano fragili le uova? Io no. Allora proviamo a vedere se sono fragili. Vediamo quanto peso possono portare. Cominciamo con un quaderno. Piccolino. Da disegno. Di che? Due libri. Il problema, però questa è buona. Il problema non è tanto il peso. È fare tutto quanto in equilibrio. Un chilo di pasta? Come? Non ci vedo comunque.
che fare. Zitta! Zitta! Non ci muoviamo. Un attimo, eh. Un attimo, ragazzi. Tre chili di pasta. Oh mio Dio! Avete visto? Vuoi che proviamo il quarto? Credo che restano a resistere con ben, credo, 5 chili. Vabbè, comunque era per far vedere che le uova sono molto forti, sono molto resistenti. Hanno ottenuto 3 kg di pasta più un pacco di libri e sono resistite. E più un piatto. E più un piatto. Però dice, esperimento riuscito? Direi proprio di sì. Ma dove sei? Che non ti vedono. Direi proprio di sì, esperimento riuscito. Esperimento riuscito. Ciao da Esperimentificio e... Iscrivetevi subito al canale Esperimenti Riusciti. E se non l'avete ancora fatto, lasciate subito un mi piace. Ciao, ciao da esperimentificio.com. Ci vediamo al prossimo video, ciao! I fenomeni che abbiamo visto fino adesso negli esperimenti sono tutti dovuti alle particolari proprietà del guscio dell'uovo. Il guscio di un uovo è fatto essenzialmente di calcite, cioè carbonato di calcio, più altre sostanze. Ma perché il guscio è fluorescente? Perché fra le altre sostanze contiene una molecola che si chiama protoporfirina 9, che è la responsabile del colore marroncino che hanno i gusci. Colore che dipende dalla razza della gallina e non ha niente a che fare con quello che mangiano le galline e non influenza in nessun modo il gusto o le proprietà nutrizionali dell'uovo stesso. Questa molecola, che si chiama protoporfirina 9, come dicevo, assorbe la luce ultravioletta e poi riemette, per fluorescenza appunto, una luce rossastra, che è quella che si vede quando gli puntiamo la torcia UV sopra, come nell'esperimento 1. Nell'esperimento 2 invece dovevamo cercare di scrivere all'interno dell'albume dell'uovo senza rompere il guscio. Per farlo abbiamo usato una mistura contenente un acido, acido acetico e un pigmento e un mordente, l'allume. L'idea era quella di usare l'acido acetico per sciogliere la calcite delle uova stesse, del guscio, e allargare i pori e far sì che l'inchiostro passasse attraverso. Purtroppo non ha funzionato. Nell'ultimo esperimento invece abbiamo visto come un uovo riesca a sopportare un peso molto molto grande, al contrario di quello che si pensa, perché si pensa che le uova si rompano facilmente. In realtà questo è dovuto a due proprietà che ha l'uovo stesso. Uno è dovuto al materiale, la calcite, che resiste molto bene alla compressione. È un materiale duro ma fragile, quindi resiste molto bene alla compressione. L'altro motivo è la forma stessa dell'uovo, che è appunto un ovale, che riesce a scaricare tutte le forze che gli si applicano sulla parte superiore verso il basso, proprio come farebbe la volta di una chiesa o un arco di una porta. Bene, per oggi è tutto con gli esperimenti, anche se uno non è benvenuto, e vi lascio a Michelangelo per i saluti. Ci fermiamo così, nel caso ce lo rifacciamo ora questo pomeriggio. Ciao! Mangiatelo. Yeah.